Gentili amici di Riviera 24 e Sanremo a tutti, buonasera. Situazione del tempo per il momento ancora anticiclonica, nonostante avrete visto la lancetta dei barometri abbassarsi. In questo momento siamo a 1014 ectopascal. Se ben ricordate, 6 giorni fa eravamo a 1040 ectopascal, quindi una tendenza verso il basso c'è. E ci saranno anche delle perturbazioni nei prossimi giorni, però confermo in un certo senso quanto vi ho detto l'ultima volta, che per il giorno 4 ci sarebbe stata una perturbazione. E in effetti c'è, però è molto molto debole per la nostra zona, direi del tutto marginale. Lo vediamo adesso attraverso questa cartina, per la prossima notte, mezzanotte. C'è questa prima perturbazione che transiterà sabato, ma soltanto con delle velature, però seguita da vento forte. Quella invece che dicevo per lunedì è ancora in alto Atlantico ed è questa. E ve l'ho detto, al limite potrà dare uno sgocciolio, una piovigine, non di più, se andrà male nel peggiore delle ipotesi. Ma adesso andiamo giorno per giorno. Quest'oggi termineremo la giornata col cielo poco nuvoloso. Ma questa sera e durante la notte localmente nuvoloso per nuvole basse, marittimo costiere e un po' di foschia, nessuna precipitazione. Un vento a regime di brezza, di terra, e il mare quasi calmo o poco mosso. Domani mattina ci sveglieremo con una temperatura minima sulla costa fra 8 e 9 gradi. Vediamo domani in giornata. Velature che diventeranno più o meno dense proprio per il passaggio di questa perturbazione molto debole che interesserà le zone a nord dell'Imperiese. Un vento sempre di direzione variabile, 5-15 nodi, 30 km all'ora, con il mare poco mosso, temperatura di domani in lieve calo per via di queste velature più o meno dense. Queste velature domani sera lasceranno le nostre zone e il cielo diventerà sereno. Vediamo domenica con una giornata col cielo poco nuvoloso, diventerà nuvoloso nel pomeriggio, venti deboli, temperature stazionarie, senza variazioni rispetto a quanto abbiamo adesso. Lunedì passerà quella perturbazione che abbiamo visto prima in Alto Atlantico, quindi molto nuvoloso, occasione per qualche sgocciolio, qualche piovigine sull'Imperiese e Costa Azzurra, qualche pioggia un pochino più consistente tra Savona e Genova. Vento da ovest in rinforzo la sera fino a burrasca 60, 70, 75 km all'ora sotto raffica, ma la sera il mare da poco mosso diventerà molto mosso, verso sera localmente agitato. Quindi lunedì sera attenzione al vento tra ovest e sud-ovest. Però le giornate successive, vale a dire martedì, mercoledì e giovedì, ancora velature senza precipitazioni, vento in calo, in diminuzione e il mare da molto mosso tornerà a essere o poco mosso o al limite mosso. Temperature piuttosto elevate di giorno perché avremo un po' di effetto FEU, vento di caduta. È tutto, buonasera.